Buongiorno a tutti, come state? Oggi luce poca perché sono naturalmente tutte le postazioni comode che ho io in casa sono sempre con la luce alle spalle e quindi ci vediamo sempre un po' male, ma non fa niente. Oggi è il giorno di Halloween, Happy Halloween! Naturalmente le mie vibes di Halloween quest'anno sono sotto i piedi zero, ma proprio niente, 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 ne abbiamo già parlato in live, qualora insomma, ci fossimo sentiti e visti ieri, eccetera, eccetera, tra 2 giorni per voi, ieri per me. Per fortuna oggi non si è verificata la cosa più paurosa, e cioè lo sciopero a scuola. Per fortuna, lezioni regolari, quindi i nani sono a scuola. Tra un'ora vado a prenderli, meno di un'ora, meno di un'ora. Andrò a prenderli e insomma, devo anche mettere da parte qualche piccolo accrocchio da travestimento perché andremo, spero, dovremmo andare a fare trick or treat, dolcetto scherzetto in giro per il quartiere, della scuola. La rottura è che, essendo domani vacanza, cosa che negli Stati Uniti non succede naturalmente, l'uno si va regolarmente a scuola. Nonostante l'overdose di dolci che fanno i bambini, l'ultimo giorno di scuola, che dovrebbe essere venerdì, che questa settimana è naturalmente giovedì, Tommaso tornerà con lo zaino, doppio zaino, con quello zaino grande pieno di libri. E quindi, siccome noi abitiamo un pochino più distanti rispetto alla maggior parte dei bambini, che abitano proprio quasi tutti vicino vicino alla scuola, noi abbiamo sempre quei 20 minuti di cammino ad andare, 20 a tornare, non, e in macchina non c'è posto naturalmente. Questo zaino ce lo dovremmo portare appresso. Ora, le mie spalle e la mia schiena sono disastrati parecchio, faremo un pochino a turno che devo fare. Comunque, spero di ricordarmi di portargli le loro cose, i loro accessori, maschere, soprattutto il portacaramelle. E basta, quindi oggi pomeriggio è così. Quindi stasera ce la prendiamo più comoda, domani ci guarderemo l'ultimo ufficiale film di Halloween, cosa che abbiamo fatto insomma per tutto il mese di ottobre. Abbiamo qualche film programmato per l'inizio di novembre, quindi qualcosa che sia a cavallo tra la spooky season e la boh, jolly season, insomma la stagione natalizia. E basta, e così sarà il nostro novembre. Io sono arrivata al 31 di ottobre, francamente. Seguendo ogni previsione, perché cioè, lo sapevo che sarebbe andata così, senza aver fatto neanche un biscotto. E cosa che vorrei fare domani, non importa, tanto comunque averli fatti per oggi, diciamo che sarebbe stato bello averli durante questa settimana. Pazienza, la mia amica Laura mi ha appena scritto: non hai esattamente la polizia dei biscotti che ti stia seguendo, per cui li faremo domani. Ieri mi sono arrivati, perché io naturalmente nelle mie notti insonni faccio gli ordini, mi sono accorta alla notte tra il 29 e il 30, mi sono accorta di non avere i coloranti per la ghiaccia. Ho detto molto bene, benissimo. Quindi ho comprato i soliti coloranti, il marchio cambia ogni volta, ma insomma sono sempre quelli, quindi tutti questi colori qua. E sono 14 colori, questi colori qua, e c'è anche il bianco che serve sempre. Capita spesso di non trovarlo, ma il bianco è molto utile naturalmente per schiarire i colori. E insomma, mi sembra che ci sia un bel range di colore, e quindi insomma vanno bene per tutto. E voglio fare anche un po' di biscotti, li farò misti, qualcosa di Halloween e qualcosa, sono i miei preferiti, quelli autunnali. E basta, quindi colori alimentari. Ma siamo qui, voi direte, abbiamo già perso 5 minuti, siamo qui perché io ho fatto un acquisto che vorrei fare da anni, in particolare negli 2 anni americani,
perché sono gli anni in cui ho cucinato di più, probabilmente in tutta la mia vita, in cui ho impastato di più. Avrei tanto voluto un'impastatrice, ma naturalmente lì non, insomma, non me la potevo comprare, non me la sarei potuta riportare, non mi andava di comprarlo. Ho detto quando torno in Italia me la compro, con il pensiero solito del dove la metto perché non c'è spazio, ma uno spazio glielo troveremo. Quindi durante la mia 2 notti insonni fa, io mi sono finalmente comprata questa che stava nel mio cassetto, nel mio cassetto, certo, nel mio cassetto dei sogni, nel mio carrello Amazon da tempo. Il prezzo saliva e scendeva sempre quei soliti 10 euro, non ci sono state grandi offerte. Io volevo un modello in particolare, ho valutato diversi marchi, marchi che non conoscevo, non mi ci sono buttata. Ho imparato a valutare diversi marchi. Avrei voluto la KitchenAid? Certo, avevo i soldi per una KitchenAid? No. Penso che una KitchenAid faccia più di altri? Francamente, no, per quello che faccio io, che sono pizza, pane, posso fare la torta proprio, ma non c'è manco bisogno di sporcare la planetaria per quello. Voglio provare a fare la pasta frolla, che io ho sempre fatto solo a mano. Voglio proprio provare. Se era una cagata, vediamo. Ho comprato questo modello, adesso ve lo faccio vedere, non l'ho ancora aperto, quindi lo apriamo insieme. Questo modello in particolare, che è questo qua, questo G2011-3, lo vedo al contrario da lontano, perché è il modello, avrei potuto comprare, c'era il modello precedente, anche usato come nuovo, avrei risparmiato una cinquantina di euro, ma questo modello in più ha il tirapasta e poi si possono eventualmente aggiungere anche gli altri, si possono comprare eccoli qua, tritacarne, cosa che io dubito mai che comprerò, e quelle per fare tagliatelle, fettuccine e spaghetti. Io non sono interessata anche perché gli spaghetti, boh, no, al massimo, cioè io li taglio a coltello. Mi interessava però, ecco, vedete, il tirapasta perché dopo 2 anni di lasagne a mano, è chiaro che qua me la compro la sfoglia, però metti che un giorno ti vada di fare qualcosa di diverso, ho sempre voluto avere un tirapasta, ora posso dire di averlo. Allora, come ho scelto questo modello? A parte il fatto di avere il tirapasta, naturalmente, ho preso, allora, potenza non ne so niente. Questa era una delle maggiori a parità, insomma, di prodotto e di costo. Sono 2200 watt. Capacità, quindi la capacità della ciotola. Questa è 10 litri, che è una delle più grandi, perché ci sono quelle a partire da forse 3 litri e mezzo, 5 litri, 6 litri, 8 litri. E poi anche la differenza tra impastatrice e basta, perché l'impastatrice basta la trovi a prezzi bassi, e la planetaria, naturalmente, che è questa impastatrice planetaria. 6 velocità, la funzione Pulse e il contenitore in acciaio inox. Questo però non ha i manici, ce n'erano altre con i manici, ma va bene. E niente, lo volevo aprire e vediamo com'è. È stato bello portarselo per 3 piani di scale, ve lo dico, non avevo affatto il fiatone, proprio per niente. E mo come si tira fuori questo cardampone? Non lo so. Eccoci, è meglio. L'ho tolta, ho tolto tutta la varia carta e plastica e mi sembra francamente una roba enorme. È veramente enorme. Se sentite rumori, stanno facendo dei lavori, si sentono, devono essere tanto vicini al muro della camera dei bambini, quindi si sente come se fossero qua dentro. Potenzialmente bella, sicuramente, anzi, io da qua la vedo piuttosto piccola, dal vivo io vi assicuro che è enorme. Allora, ho capito una cosa, e cioè che facendo così si può togliere, ma raga, ma questo no, non rende dal vivo. Cioè, è veramente grandissimo. Io non ho capito. Ho fatto una fesseria? Sicuramente ho fatto una fesseria a prenderla così capiente. Cioè, e che è?
guardate che è più grande della mia faccia, la mia faccia è grande. Secondo te vale la pena fare un impasto piccolo o devo fare solo porzioni per tutta la scuola? Vabbè, in fondo la volevo proprio per non annoiarmi a impastare, quindi cioè impasterà anche cose piccole. Prima di usarla leggerò attentamente il manuale, spero di non doverla rendere e che questo video sia del tutto inutile, mi auguro di no. Oh signore, è veramente grande! Non lo so, io pensavo fosse una gran figata averla grande. Questo bisogna rischiacciare. Sì, bisogna rischiacciare per abbassarlo. Qua c'è il coso per attaccare il tirapasta. Qua c'è il tappo del... c'è il tappo della ciotola con l'apertura. Vabbè, e niente che... cioè, per me è una novità. Io non ho mai avuto nulla del genere, quindi... E qua invece ci deve essere il tirapasta, che naturalmente, aspetta che ho un cacciavite qua, adesso io proverò ad aprire. Allora, per chi si stia chiedendo, magari metto il link, vi metto il link magari se qualcuno è interessato a darci uno sguardo, io l'ho pagata 159 euro, che sembra tanto, ed è tanto, perché per un elettrodomestico così, insomma, è tanto, non è una cosa che si mazza, è pesante, per un elettrodomestico che non usi tutti i giorni è sicuramente tanto. Questo ha 8 spessori, è veramente pesante, accidenti, però tenuto conto delle caratteristiche... e quindi della grandezza, della capienza, della potenza, del fatto che abbia il coso della pasta, eccetera, eccetera, era tra i più convenienti di marchi conosciuti. C'erano anche tanti marchi che io non conosco, ma io non sono nessuno, che costavano molto di più. Stesse caratteristiche, ma costavano molto di più, e anche senza avere il tirapasta. Quindi penso che tutto sommato il prezzo non sia malissimo. E vedremo. D'altronde avevamo parlato di una live facendo i biscotti, no? Quindi io proverò la prima volta, se il manuale mi consente di fare delle porzioni da famiglia, ecco, e non da esercito, lo farò. Così magari un giorno possiamo fare davvero la live con i biscotti. Vedremo, non so che dirvi. Questo era un video giusto per tenervi compagnia durante questo weekend di vacanza. Spero che riusciate a fare qualcosa, a divertirvi. Io non ho veramente idea, probabilmente non faremo niente, anche se saremmo dovuti partire, ma caliamo un velo pietoso. E basta, ci vediamo la settimana prossima e vi farò sapere. Ciao!